Dai ragazzi, allora adesso che abbiamo un aereo di stato così costoso, secondo me è così buono Renzi che manderà tutti gli ascoltatori dello zoo a trovarmi qua a Miami per festeggiare il mio compleanno, dai, vero dai, Renzi? Dai, andiamo dal battone, grazie dai. Renzi, grazie! Aspetta, Marco Dona scrive storie, mille robe, arranca i giuri, con la villa e la piscina, grida. Si va la fase rica, quella gente che allo zoo dice no, e maestra ce l'abbiamo solo noi, voi invece no. Luca Alba e Ivo te lo dicono, Pippo e Spy te lo mixano. È ritornato lo zoo, è ritornato lo zoo. È ritornato lo zoo. Senti, parlando di pagliacci, ragazzi, c'è Marino in tribunale, meraviglioso. È riuscito a dire che le firme sui vari scontrini sono false. Cioè, allora, aspetta, provo a spiegartela io, Marino. Sì, che è giusta, sì. Allora, siccome sei una persona, immagino, abbastanza intelligente, anch'io ho fatto queste cose, no, nella mia vita. Cioè, allora, se tu vuoi contestare uno scontrino, no, quelli delle carte di credito, cosa fai? Tu fai l'acquisto, giusto? Poi scarabocchi una firma a cazzo, il giorno in cui decidi di contestare quello scontrino, vai alla banca o a, non so, alla società della carta di credito e dici: guardi, la firma non è la mia. E lo quindi so. Loro in teoria sono in difficoltà. Quindi lui, quando è andato in America, l'America c'è andato a New York, perché sono le immagini, sono le foto. Cioè, lui in America c'è andato a New York. No, ma lui ha detto che non era lui. Ha detto che era un animatronic della CIA che lo riproduceva apposta per metterlo in cantine acque. Allora, io veramente spero che il giudice non sia così babbo da credere che le firme siano state ovviamente contraffatte da se stesso. Non è che le contraffai, però tu cosa fai? Fai la firma un po' diversa, così il giorno in cui qualcuno ti controlla dici: ma non è la mia firma. Sì, ma si vede proprio occhio nudo che non le ho fatte io quelle firme. No, il problema è che c'è scritto Marino e fra parentesi Marino. Quindi lui è proprio preterintenzionale, cioè voleva dirlo dopo, però le ha messo la risata dopo, hai capito? È quello che ha fregato tutto. Perché poi quando vai negli Stati Uniti, almeno ai tempi potevi farlo, quando entravi dentro i grandi palazzi, tipo a New York, così, devi firmare, c'era l'obbligo di firma. Io mi ricordo ai tempi andavamo io e Giba, per esempio, a trovare delle persone e dovevi firmare l'ingresso e firmavamo Pippo Baudo, Pippo Franco. Zibibo. E tutti dicevano: cazzo, ma Pippo Baudo quanto gira il mondo? Gli stanno contestando i viaggi, pensa te, per colpa tua, non lo sapevo. Allora, sai, usa questa cosa. In America devi firmare su qualsiasi roba e spesso e volentieri uno, scherzando, firma con nomi sbagliati. Però Marino, dai, ma chi lo vuoi raccontare? Dai, sei andato in Americone con i soldoni della cittadinona e ti sei fatto i cazzoni tuoi, che poi stiamo parlando di 4.000 euro. Sì, cioè, rispetto ai soldi inculati da tutti gli altri politici, cioè sono bazzecche. Ormai c'è da ridere su 4.000 euro. Insomma, dai, comunque 7.000, 4.000, basta ridarli. 4.000 euro li ridai su. Ma infatti fai più bella figura di dire sì, vabbè, ho fatto una cagata. Ma lui li voleva ridare sempre con la carta di credito del comune di Roma. Quella è la cosa che la gente non riesce ad accettare. Ma senti, parlando di buffoni, ragazzi. No, aspetta, che è già incazzato. No, non sono incazzato, sai che cosa ti dico? Cioè, che impegno a fare una roba del genere da 3 minuti e 20. Tre minuti. Racconta bene che cosa è successo, per favore. Allora, Luca, non so niente, ragazzi. Luca è stato ospite di una radio web. Gestita da Luca Lerce e esatto. Stefano Nicomassa. Il nome del programma è Il Bello e la Bestia. E la radio web si chiama Yes Radio Dance. Esatto. Ma il nome spacca. Vabbè, stanno facendo un po' di ospiti dello zoo. Hanno fatto prima il Dona e poi Luca ieri sera. Luca Alba ieri sera. Il problema è che qualcuno ha pensato bene di registrare
sta nell'intervista. Vabbè, vabbè, ma ci sono dove Luca Alba, cioè praticamente dice che fa tu, cioè lo zoo è suo, capito? Lui è il leone di Lernia Calvo. Vabbè, cioè. Ma scusa, ma Luca, ma perché ti arrabbi? Ma perché non è vero? Ma sei la tua voce, sei tu. E solo voglio sentire. Sono curioso. Sentiamo la sputtanata, Luca. È arrivato il momento di presentarvi l'ospite. Sai che io sono scioccato, ti giuro. Come devo presentare? Quell'altro fa il calpentiere, questo qua è MMA. A voi Luca Alba! No, amici della notte, come va? Tutto bene? Allora, parliamo di quello che sei fuori dallo Zoo di 105, perché tu innanzitutto non hai sempre lavorato nel mondo della radio. No, tu facevi altro. Lavoravo tantissimo, avevo i soldi. Da lì nasce il tutto. Poi dopo l'immobiliare è crollato e nel momento in cui io ero tutto figo, spendevo, ho finito i soldi, però ho continuato a fare la vita da pagliaccio. Poi come è arrivata l'idea dello zoo, diciamo? Allora, no, della radio. Allora, prima sì, della radio, esatto. Un po' viene nascosta questa parte della radio. Allora, io ho iniziato nel 2003-2004. Attenzione, attenzione, il signor Luca Alba ci sta credendo di brutto. A scrivere, ho fatto anche dei provini nel 99, ho fatto un provino per Zeli. Mi avevano preso, poi non mi piaceva perché era un mondo un po' particolare. Ma perché fondamentalmente lì sono gli altri che scrivono per te, no? No, io scrivevo per me. Infatti, quando sono arrivato avevo questo monologo, gliel'ho fatto leggere, al tempo c'era Giancarlo Bozzo. E niente, gliel'ho fatto leggere, mi fai buono, dai, provalo. Sono salito, ho fatto questo discorso qui, ma non era il mio. Attenzione, vi informiamo che la persona che sta parlando non è Fiorello e nemmeno Pippo Baudo, ma è Luca Alba. Ma posso chiederti una cosa? Cos'era un personaggio, diciamo, avevi creato? No, era una mia idea sui piedi. Io odio i piedi, uno schifo. Te lo ricordi questo monologo? Domani. No, ma va. Ce lo potevi dire. 17 anni sono passati. Era per vedere se faceva ridere. No, faceva molto ridere, guarda ancora adesso. Sorrido il pensiero. E ricordo che faceva ridere. E lì sono andato via. Attenzione, attenzione. E ora sentiamo come se la crede. Poi ho conosciuto un altro che non posso dire, comico. Ho iniziato a scrivere per lui, ho scritto per 3 anni. È vero, lui era scrivere di reti Mediaset. Esatto. Sì. Poi no, era Zeli, che poi si è spostato sulla Rai. Bravo! Dopodiché ho conosciuto Marco. Sfatiamo un mito, siccome quando si parla di te, credo che veramente con molte persone con cui ho parlato, dicono sempre che Luca Alba, no, quello è entrato grazie a Marco Mazzoli. In realtà Marco sì, lo conosci, però non era un tuo amico di infanzia, come si dice in giro, no? Allora, io e Marco ci siamo conosciuti nel 99, sì. Poi ci siamo iniziati a frequentare nel 2004, quando io ho venduto la casa. Ma lui mi continuava a dire: mandami i tuoi pezzi, mandami i tuoi pezzi, io glieli mandavo. Lui li leggeva, insomma, ne ha preso spunto di 4-5 scenette che poi sono andate storiche. Ma che cosa? Il cazzaro. Quali sarebbero le scenette? Allora, sentiva l'eco, c'era l'eco in Italia di Marco. Anche le frecce tricolori sono. Quali sarebbero le scenette? Aspetta. Sentiamo. Allora, chi era il tipo di Zelig? Chi era il tipo di Zelig? Giancarlo Bozzo. Vai su internet, scrivi Giancarlo Bozzo. Tu gli scrivevi i pezzi a Giancarlo Bozzo? No, io non ho detto questo. Se tu lo risenti, io scrivo i pezzi per me. Lui l'ha visto, mi ha detto va bene, vieni a fare un provino. No, tu nell'intervista dici che per 3 anni hai scritto dei pezzi per un comico che era Zeli, esatto, che poi è passato alla Rai. Chi è? Questa è un'altra cosa. No, chi non lo dico. Come non lo dici? Chi è? Aspetta, facciamo un attimo di ordine. Anche perché c'è la questione che adesso mi preme molto, è che sei arrivato col braccio fasciato e è andato in onda sta cosa. Se ti sei levato la fasciatura del braccio lo muovi benissimo. No, cioè, hai anche il falso invalido. Ma no, in che situazione ti sei cacciato? Ma sai perché? Sai perché? Perché ha letto sul giornale che quelli che per anni hanno incassato la pensione dei parenti morti sono impuniti. Allora lui ha detto: figa, allora posso anch'io in qualche modo. Una scena bellissima, era in panico, si è levato la fascia, l'ha levata e ha cominciato a muovere il braccio. Scusa, da stamattina sei arrivato tardi e ha scritto un messaggio: raga, mi è successa una cosa tremenda. Non è arrivato col braccio fasciato, accompagnato dall'ambulanza. Non perdiamo il focus. Scusa, 3 anni per questo personaggio. Ma chi è? Ma non te lo dico, Marco, se vuoi te lo dico. Anzi, no, non te lo dico perché.
Perché? Vai avanti, le scenette storiche che hai dato a Mazzoni. No, quella è una puttanata. Quello è vero. Bravo, costituito. Questo è vero. Però tutto il resto. Ragazzi, tutto il resto è storico. Luca, è scritto. Scusa. Luca, ma non c'è da vergognarsi. Ma cioè, no, assolutamente. Diciamo le cose come stanno. Tu sei in radio perché sei mio amico. Se no, col cazzo. Ma Marco, ma vuoi vedere che domani mi faccio fare un contratto? Ma da chi? Dalla radio web bellissima, il bello e la bestia. Vai a fare in culo, va. Però scusa Marco, ma Luca, sì, sei uscito grosso così. Cari ascoltatori, approfittate di questa breve pausa per fiondarvi sui vostri telefonini e scaricare l'app dello Zoo, dove troverete tantissime novità, tra cui la nuova Bastard Inside Line, powered by One App di Paolo Noise. Tutta nuova e tutta istantanea. Noi siamo